amici lettori, oggi presentiamo, diciamo in un modo un po' veloce, il numero di giugno. Siamo al 44esimo anno e 5 mesi. Giugno, in teoria possiamo cominciare dicendo ci sono aperte le porte, possiamo viaggiare, muoverci. Quindi Samurai volge in grande. Si spazia verso il mondo. In Giappone è uscito velocemente dal problema del coronavirus mangiando fagioli secchi a tavola, ma soprattutto per un discorso di buona educazione e di buon governo. Non mi sto seriamente a tediare sul discorso politico, non è il nostro caso, però una cosa vorrei dire. Si è dato tanto da fare perché il calcio potesse riprendere il suo campionato, e il calcio sì, la scuola no. C'è qualcosa che non funziona, a mio modesto parere. Cosa conterrà il numero di Samurai? Prima di tutto la copertina, che è dedicata alla scuola del maestro Pari a Faenza. È una scuola di tradizione, di jiu-jitsu, di karate, ma soprattutto è legata molto a una università in televideo. Oggi televideo vanno tutti. Quindi abbiamo visto su Facebook migliaia, centinaia di riprese. Tutti vogliono fare riprese, tutti vogliono fare giornalisti. E i giornalisti forse sarebbe ora che smettessero di fare il proprio lavoro. C'è una cosa importante che noi dobbiamo considerare, che è il concetto della democrazia. Noi diciamo di essere un paese democratico, molto democratico, eppure per il reporter Senza Frontiere il nostro paese è al 73esimo posto. Meglio di noi ci sono paesi africani, Burkina Faso e il Botswana. Quindi quando parliamo di democrazia bisogna fare veramente molta attenzione. Il paese più democratico in Europa e nel mondo è la Finlandia. A seguire l'Olanda. Questo per dirvi cosa vuol dire quando noi parliamo così di democrazia, demos. No? Quindi è un discorso importante. Samurai presenta questo numero di giugno e quello di luglio alcune pagine in meno. Perché con il coronavirus l'attività agonistica è venuta a mancare. Non vogliamo essere ripetitivi, non vogliamo mandare in circuito, in edicola, degli articoli generici. Attendiamo il numero di settembre con la grande apertura e sicuramente sarà un numero che completerà le pagine che abbiamo perso lungo la strada. Direi che punti importanti di questo numero sono da legarsi alle regole dell'apertura delle palestre. Io penso che ciascuno di noi debba stamparsi dal sito Governo Sport o Sport Governo tutta la tematica e tutti i punti connessi al discorso operativo per la pratica nei dojo. Bisogna fare molta attenzione, non è da prendere sotto gamba. È anche facile dire non apriamo, apriamo settembre, ma non dimentichiamo che noi dobbiamo dare un servizio alla clientela e dire non apriamo perché apriamo settembre vuol dire che noi perdiamo quello che è l'immagine. E soprattutto bisogna fare attenzione perché non sarà facile che i genitori riproporranno le palestre di arti marziali per i loro figli. Quindi è molto importante ricordarsi che noi non insegniamo sport, noi insegniamo cultura e insegniamo educazione. E l'educazione non ha mai spazio così tanto come dovrebbe averlo in questo momento. Quindi vi invito a andare in edicola, il vostro contributo è importante perché mantenere la rivista in edicola è punto di riferimento per quello che adesso stiamo facendo
con la televisione. Sono piccoli passi che noi ci auguriamo vadano avanti sempre più in grande con la vostra collaborazione, perché il giornale deve essere affiancato a un mezzo di carattere più immediato. Noi non facciamo la cronaca e quindi come tale sarà la televisione a fare la cronaca per noi. Io vi ringrazio, buon samurai a tutti e scriveteci, chiedete, noi siamo sempre a vostra disposizione. Grazie e arrivederci.